Siamo a Passo Giao e già da qui le montagne si fanno notare. Questo è il nostro punto di partenza per raggiungere il rifugio Croda da Lago Palmieri. Pronti per camminare con noi? Seguiamo il sentiero 436. Ed eccoci arrivati a Passo Giao. La fatica è pienamente ricompensata da questo spettacolare panorama sulle Tofane e sulle Cinque Torri. Adesso proseguiamo verso la Forcella Ambrizzola. Panorama molto bello ci ha accompagnati fino ad arrivare alla Forcella Ambrizzola. Adesso seguiamo il sentiero 434 fino al rifugio Croda da Lago Palmieri. Siamo arrivati al rifugio Croda da Lago. Accanto al rifugio c'è un bellissimo lago, Lago Federa, ed anche da questo punto si gode di un ottimo panorama, sulle cime che sovrastano Cortina d'Ampezzo. Adesso noi facciamo ritorno dallo stesso sentiero verso la Forcella Ambrizzola. Piove? Eh sì, oggi il meteo ci ha traditi. Arrivati a questo punto del sentiero, facciamo una deviazione. Andiamo al Lago delle Baste, passando per il sito archeologico del famoso uomo de Mondeval. Siamo o non siamo in un posto stupendo? Siamo arrivati al Lago delle Baste, un posto paradisiaco, soprattutto per la location in cui si trova. Bellissima la vista sul Monte Pelmo, qui solo silenzio e fischi delle marmotte.
Giunti alla forcella Giao, ora facciamo ritorno al passo. Trekking bagnato, trekking fortunato. Siamo ritornati a Passo Giao con qualche spiraglio di sole. Un gran bel giro, molto panoramico, bellissimi panorami sia dalla parte di Cortina che dalla parte del passo. Un giro non impegnativo, anche se abbastanza lungo. Qui noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!